firmato nessuna liberatoria, cosa riprende? Ma non deve firmare. Io la denuncio. Montesacro 30 maggio 2015, arte in strada. Ecco i preparativi della manifestazione giunta ormai al 10° anno di attività, un evento che come ogni inizio primavera inesorabile vede sfilare artisti di tutti i tipi, mimi, pittori, poeti, cantanti, per ore, ore ed ore, il tutto organizzato dalla galleria di Internet Point, galleria d'arte multimediale di questo quartiere, quartiere Montesacro in Roma, e eccoci pronti in questi preparativi, vediamo cosa succederà. Vampiro, dai! Lei è la sorpresa. Ridammi le mie amate cose, ridammi i miei pensieri e le parole mute e brevi, soffocate da troppo ardore. Ridammi ciò che è mio ed è la mia ossessione, la pelle, i capelli, l'anima mia, la mia fortezza senza eroi, mai violata da fantasmi scuri. Mi riprendo tutto come una galeotta al primo sole, che mangia terra e beve fango. Beve fango. Tanto è dolce il suo tornare, per nutrire il giorno vuoto, per nutrire il giorno vuoto. C'era la nebbia a New Orleans, c'era la sabbia sulla spiaggia dei Marines. Mentre tu picchiavi l'angui dal mio occhio semichiuso e mi dicevi: oh mio uomo di velluto, forse una canzone, mi dicevi con il cuore, io non l'ho capita e t'ho sbattuto sul portone. De, 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 de. Barre di ghiaccio, barre di ghiaccio e Ho Chi Minh, vecchio signore per le strade dei Tirin. Mentre tu portavi Nana, il mio cuore alla deriva e ti spingevo come ghiaccio nella via. Forse una canzone, mi dicevi con il cuore, io non l'ho capito e t'ho sbattuto sul portone. Matto sono io, me l'ha detta che il dottore, me lo sono detto io. E se so lo che dice lui, Arte in Strada, il mio godere, 2015, la decima edizione, buongiorno lunedì, con Laura Croce, e due membri, insomma, due colonne portanti della compagnia degli dialoghi, i ruoli. Basta. Talmente portanti che sono anche poco senzienti, perché c'è la musica e quindi non sento né le domande ma né le risposte, ma non fa niente, rispondo a ruota. Salve a tutti, sono Lodovico Bellè dell'Allegra Compagnia degli Assurdi. Laura Croce dell'Allegra Compagnia degli Assurdi, una new entry, e siamo portanti, portiamo sicuramente tante assurdità. Qualcosa la porteremo, non si preoccupi. Proprio il caso di dire assurdo, allora. Assurdo è bello. Complimenti ragazzi. Grazie. Meglio prenderseli prima e dopo. Buonasera. O solo nel momento in cui sappiamo cogliere un tramonto, emozionarci ad un albo, sorridere ad un fiore che nasce sull'asfalto grigio,
la poesia è vita interiore che si manifesta ed è vera ad ogni angolo del mondo, perché il sorriso, il pianto, la gioia sono comuni a tutti gli esseri umani. Per questo sarebbero universali, perché la poesia comunica colore, luce e speranza, ma anche il coraggio, la forza che è lontano, nel profondo dei cuori di chi l'ascolta. Nella poesia c'è ispirazione del profondo, dell'intimo interiore e pensiero del cuore. C'è poesia quando esiste armonia intorno a noi ed il mondo sembra vibrare al battito del nostro cuore. Io credo che la poesia è spazio ai colori dell'anima che vivono intensi nelle parole che rimangono scolpite come impronte del nostro passato. Grazie. Grazie, conosco Michelangelo da tanto tempo, quindi ha detto tante cose in passato di me che potrebbe scriverci un libro. Allora cominciamo con la chitarra. Io non suono la chitarra, la strimpello appena, però la chitarra mi ha ispirato questa poesia. Conosco il lampo che squarcia la notte ed apre varchi alla luna peregrina. Io so perché dalle crepe del cielo una luce fioca ovattata di nebbia pervade il cuore di languido tormento. Io so perché un pizzicato lamento di chitarra percorre le lignee vene nascoste nell'umida cassa di risonanza, corde vibrate da esili mani tremanti. Chitarra, fertile scrigno di assopite speranze, che assorbi l'eco di pianto del cuore, le brevi distanze dei sensi, nel tuo ventre infuocato io resto, con cicale mute a divorare il tempo, danzano ignare le ore la sera, a respirare alacri friniti d'agosto. Nell'impercettibile via lattea dell'alba si perde veloce il nitrito di un sauro e il gallo annuncia la melodia del giorno, l'ora bianca del dolce risveglio. E la vita corre, corre impetuosa come un'onda verde vigorosa in fuga sul filo spumeggiando degli scogli. Gli scogli del lago dove si frange e muore sul letto sfatto di un amore. È quello che vuoi qui a Arte in Strada 2015. Sono 12 libri, è stato magnifico. Ancora un altro applauso a Romeo Iurescia, mi ha fatto veramente emozionare. Se c'è tempo, senz'altro. E adesso, continuando con i nostri poeti, suggerisco di salire sul palco che in realtà è il marciapiede di Arte in Strada. Dario? Faccio parte del centro romanesco dell'Ursa. Poi vi leggerò delle cose. Vabbè. La brutta. Brutta. Leva sta frutta. E sto dolce, sto cacio, e dammi il vino. Vino come piovesse via sguazzi a pantani, a pisciabotti sani. Vino, vino, come se la Padre Eterna avesse fatto vigne di sette colli e barili e nuvole per me. Brutta, leva sta frutta e dammi il vino che schioda le rimpianti dal pensiero, il vino che tramuta le lacrime in canzoni, i singhiozzi, i risate, i rimorsi, i grappoli de guazza. Vino, vino che sgombra il cuore gonfio di ideali traditi, le speranze buttate alla monnezza, d'amori già sfioriti, sciupati, sbartati alla porta cortese della vita. Brutta, leva sta frutta e ancora vino, vino a torrente, a cascate, a temporali, e chissà se ubriaco non te scopro un par d'occhioni tanto brillarelli di svergognare le stelle. E chi lo sa, si ciocco non te vedo un bocciolo di bocca che spiati solo pifferi di menta. Vino, vino, e chissà se dietro al fumo ed sto sciurio di vino ondulata l'immagine non te vedo una silfide, e chissà che non devi dormeggio l'osteria, il palazzo, la piazza e tutto quanto non voli via lontano assieme a noi. Brutta, leva sto cascio e dammi un bacio. Ma dove vai? Che fai? Dove ti sei nascosta, principessa?
Vieni, cocca bella, aprimo lo champagne, vieni, ciumachella, senti che passione. La brutta sta al cantone. Con Fiorella Cappelli, l'autrice del libro Stelle negate. Mostriamo la copertina, Fiorella, al nostro pubblico. E ricordando agli amici che Arte in Strada, edizione 2015, così come da 10 anni, grazie all'internet Art Music di via San Nazzaro numero 35, è realizzata, è un evento romano totalmente gratuito, aperto a tutti gli artisti, fa bene all'arte, fa bene all'umanità, forse fa bene anche alla città. Sì, fa bene questa convivialità, tutti questi artisti insieme e soprattutto parlando di tradizioni, perché una volta l'arte in strada era l'unica arte, quella che è più vera. Tanti artisti hanno praticamente le loro prime performance le hanno fatte in strada. E io devo dire che attraverso questi libri che io ovviamente produco, attraverso queste, diciamo, queste pubblicazioni, cerco di fare un po' di beneficenza. Complimenti. Grazie. Dicono che girare con un mezzo ecocompatibile faccia parecchia tendenza. Questo è un mezzo ecocompatibile. Dunque girare con questo fa parecchia tendenza. Proprietà transitiva del cazzo. Infatti questo è l'ultimo modello della Porsche. Porsche IC38, dove I sta per infantilismo, C per cronico e 38 per l'anni che mi ritrovo. Però con questo bolide su strada bisogna starci attenti, perché questo piotta una cifra. No, non nel senso che corre, nel senso che puzza, perché per farci un metro sopra ci devi sudare, quindi è chiaro che alla fine puzza. Però è vero che fa tendenza. Infatti con questo si rimorchia una cifra. Non ci credete? Io, da quando ci vado in giro, con questo rimorchio un sacco di belle bambole. Un errore può nascere come fa un fiore, o come un respiro, come un bambino. Proprio come me. O come una spronza, o come un'idea, o come una volontà di fare qualcosa che serve. Ad un errore può arrivare. Ricordiamoci che un errore può essere un bacio da cui nasce l'amore. È una nota discordante con cui si scrive una canzone, questa canzone che sentite. E può essere la fede in Dio, può essere tutto. Lo sono anche io. E come tutte le persone, oggi sono qui per compiere il mio errore. Può migliorare e può diventare una lezione, e si può trovare una soluzione, può maturare, cambiare, scoprirsi essere essenziale. Ricordiamoci che un errore può essere un bacio a cui nasce l'amore, e una nota discordante con cui si scrive una canzone, e può essere la fede in Dio. Può essere tutto, lo sono anche io, e come tutte le persone, io per compiere il mio errore. Oh oh, oh 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 oh. Non avrei voglia morire, non vogliono tutti, a ridere e piangere, perché essendo un errore non è perfetto. E non esiste per sempre. 2 anni prima stavo a scuola con lui, stava talmente fatto, pensavo, ricordavo che eravamo compagni di scuola. Su questi prati ci ho visto tutto il mio nascere, il mio. E da qua mi che spunti le differenze. Oggi in che anno stavo? Non ho pippato nemmeno, manco mi sono fatto una canna. Carco mi chiamavano il fumato, ma la serpentera mi ha fatto. Non mi ero mai fatto una miccia, ero fumato di mio. C'è sta quello laggiù, con la maglietta ho scritto giù, si dice, mazza che culo che c'hai a ubre. Mi chiamavano, c'è stava Salvatore Sasaretto, Sasaretto Brusatore lo chiamavamo, perché se faceva di tutto. Vi dico, lui lavorava per fasse, ha provato a fumarsi di tutto, pure l'erba della serpentana, di prati quelli che vanno giù a Fidene.
Una sera mi chiama tutto serio, ma citofono, dice c'è un picco, scende giù, c'è un problema, Salvatore, che problema c'hai? Voglio sapere dove pista droga, quale? Io non mi droga, appunto. Io spendo 30.000 lire al giorno e non so fatto come te. Che c'è la gratis della tua, dammi un po' di sangue, qualcosa. E di che vi devo parlare? Ma non mi avete detto ancora la risposta, anche a non siamo adesso. Cioè, tu sei cotto, che è così, manco ti ricordi l'anno. Siamo... è rimasta sotto quella poesia. Nel 2015, dossiamo a Talenti, a Montesacro. Dossà a Talenti a Montesacro. Nel 2005, nel 15, sono rimasto indietro, sarò 85, pure io. Dossiamo. A Roma. Arziti, arziti, lo voglio sentire forte. A Roma. E questa non è più la Roma che conosco io. A Roma che conosco io è un'altra. A Roma che conosco io è quella che quando... che quando scendevamo la mattina, tu sa, sì, la signora prima che stava a raccontare, a Roma che conosco io, e quando che finiva la scuola i primi di giugno, andava a rubare i figli, i campi, e gli mettiamo dentro la pizza del fornaio, non ce la faceva pagare perché non andava di moda. La pizza che la mortazza ce la regalava mio nonno. La pizza che la mortazza non era una vergogna, oppure non era una cosa da... da comprare, dar morta dell'aro. Io ho visto un giro una volta, non so dove, verso la Farnesina, uno che gira con un caretto, mi si è avvicinato, che si avvenne? La pizza che ha la mortadella. 5 euro a tocco. Quella me la regalavano quando ero ragazzino, quella avanzata. A Roma che conosco io è un'altra. A Roma che conosco io è che quando c'è sta qualcuno per terra, quelli che stanno attorno non ti fanno le foto. A Roma che conosco io, aspetta che l'altro tenente dentro casa per chiamare le guardie quando è tutto finito. A Roma che conosco io, e l'altro mio corca le botti. A Roma che conosco io è un'altra. A Roma è fatta di cantastorie. A Roma è fatta di gente che racconta le poesie. Di gente che si inventa una canzone. La gente si embriaca, si fa scicchetto e gli batti le mani. Non dice, oh, ma rotto i coglioni. No, quella è un'altra Roma. È la Roma del 2015, è la Roma che conosco. Dici sei incazzato, sono tutto improvvisato, meno dal culo. A me meno dal culo quando vedo a voi che siete per strada e che siete a parlare di vita, siete a parlare di arte, siete a parlare di Roma, siamo a parlare dell'aria e c'è sta nessuno che fa battere le mani. E questa è la Roma che non voglio più vedere. La Roma che non voglio più vedere è la Roma ospitale. La Roma mia, se gli serviva qualcosa a qualcuno, levava un figo, levava l'arbicocca, levava la prugna e te diceva di ammagna. La Roma che conoscevo io non faceva differenza di colore, non faceva differenza di pelle, non faceva differenza manco di partito politico. La Roma che conosco io erano fascisti, erano comunisti, te ci scontravi in piazza e poi andavi a bere insieme in birreria. Era un'altra Roma, era quando stava al muretto della Serpentara. E quello del quarto piano faceva ciampi come rotto i coglioni, sti cazzi, scendi e vieni a fare una canna insieme a noi. Sarà di capra. Potrebbe essere. Nella vita precedente